squadra, no? Ah, sì, oggi volevamo vedere delle cose con lo staff, abbiamo fatto delle buone cose nel primo tempo, abbiamo lavorato un po' sulla gestione del pallone, delle situazioni soprattutto, però per essere la prima uscita non mi lamento. Dobbiamo lavorare di più su tanti atteggiamenti, sugli atteggiamenti da tenere in campo in alcune situazioni, siamo state brave nel soffrire alcuni momenti, però poi la partita, devo dire, l'abbiamo fatta quasi sempre noi. Dobbiamo essere più bravi e più cattivi in alcune azioni, quelle specifiche del campo soprattutto. Forse, ecco, avete sofferto un po' nel secondo tempo le verticalizzazioni della Lazio, no? Che sono andate due volte pericolose al tiro, poi c'è stata quel cross che un po' ha rimesso in discussione il risultato. Il pareggio del 2-2 forse era imprendibile. Ah sì, abbiamo sofferto perché ci siamo un po' slegate, abbiamo voluto fare qualcosa che in questo momento non abbiamo, cioè fare a corsa con una squadra che ha 22 elementi nella rotazione, noi ragionavamo poche, ecco quello che dicevo, un atteggiamento nel capire quando c'è da soffrire, da quando tenere palla, a non farsi per forza attrarre per andare a fare queste conclusioni su. Ci siamo un po' slegate, loro state bene a sfruttare queste due verticalizzazioni, il gol del 2-2 lo prendiamo su una palla persa nostra stupidamente, certo. Poi bravissima lei a fare gol, però poi ci siamo un po' ricompattate, ci siamo un po' ritrovate. Sicuramente ha inciso un po' la stanchezza, però la lucidità ci è mancata, ma non è una giustificazione, nel momento che siamo in difficoltà è il momento che dobbiamo ragionare di più. E come ha visto le nuove, mister? E due parole anche sul rientro del capitano, no? Era importante il ritorno di Vanessa? Beh sì, no, la conferma di Vanessa è una delle cose che a cui più tenevamo e tenevo personalmente, comunque il peso come calciatrice sia in campo che all'interno dello spogliatoio è importantissimo. Il capitano ha fatto una buonissima gara, ovviamente non è in condizione, però ha voluto giocare tutta la partita, che mi fa molto piacere, sempre la prima a dare man forte alle compagne e a spronarle. Non parlo di nome, parlo in generale, non mi è piaciuta tutte le ragazze che hanno giocato, mi sono piaciute tutte, quindi hanno risposto bene, come dicevo prima, ad alcune sollecitazioni. Siamo una settimana di lavoro e ci stiamo sempre imparando a conoscere, però su alcune cose sono state veramente brave, su altre che sono poi particolari dobbiamo migliorare per forza il prima possibile, ma sono convinto che ci riusciamo, insomma, a raggiungere un obiettivo. Certo, considerando anche che siamo solo all'inizio della preparazione, sì, quindi la prima gara ufficiale. Certo. Mister, noi facciamo i complimenti, comunque una vittoria sempre di sì, buon auspicio per l'inizio della stagione, e ci sentiamo alle prossime interviste. Grazie, mister. Grazie, grazie. E ci complimenti alle ragazze. Grazie.